io. Ma che cacchio? Ma stai guardando? Welcome to Favelas. Vabbè, quello purtroppo. Dai, 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 iniziamo. Bellissimo. Salutiamo i ragazzi di Welcome to Favela, se vogliamo. Ciao, fare. Grazie del disagio quotidiano che ci ha regalato. Anche quando vi mando i video io non li pubblicate mai, vai. Sei di Roma. Figli della merda. Cos'è? Stavi puntato una cosa gigantesca. Il pubblico è abituato, avvezzo e conscio delle tue spudorate e sputazzate. Che schifo. Sigla! A tutti voi dagli Arcade Boys. Raga, siamo tornati dalla sigla. Siamo tornati dalla sigla, siamo tornati anche un po' più incazzati, siamo tornati un po' più cattivi. E non perché c'è Jamie Tights, ovviamente, ma perché YouTube in questi giorni sta facendo schifo. Revala da sì. Pure la mamma di Barlo. Ma che hai capito? Che quella è di bocca buona. Mi ha chiamato l'altro giorno e fa YouTube, tua madre. Sì, va detto, ma fa proprio schifo la sì, proprio così. Guardando il rete 4. Cosa succede, raga? Ovviamente, come ogni tot ciclicamente, YouTube va in palla per qualche tipo di bug suo. Questa volta, come ci spiega il nostro gran capo FaviJ. Il nostro capo FaviJ, che ci ha fatto un'illustrazione audiovisiva for Dummies. Sì. Ha detto: mazza, oggi YouTube ha fatto un casino, mi stanno abbassando i view. In realtà ha ragione poraccio, perché a campione le view di YouTube non sono più come una volta, semplicemente perché non manda i feed. Quindi se volete aiutarci, lo so che è una roba da YouTuber, è una roba sfigati, però like per favore, mettete un commento, ti prego, scrivete un commento anche inerente alla reaction che stiamo facendo, anche no commento per andare in tendenza, ma anche a caso. Sì. E poi iscriviti al canale, così poi facciamo così, raccontateci una barzelletta. Io voglio le migliori barzellette. La sai lui, Pippo Franco. Pippo Cappi. Una barzelletta sui carabinieri di Nassiria. Tu, sembra un po' troppo satira pesante. Va bene ragazzi, Jamie Tights, chiamate presto Boston George, produzione, ottavo su tendenze. Mi avete scritto in migliaia che questa canzone assomiglia a iPhone, e non a Trapphone, ma a iPhone di Svegas. Di Vegas Jones. Sì. Intanto sono tutti la stessa roba. Tu chiamami sull'iPhone. Ma fanno tutti la stessa roba. Ma sì. Stesse rime, stessi testi, stesse cose. Adesso produttori, è normale che fa tutti la stessa cosa. Dice, uno fa una rima, bella quella rima, aspetta che la faccio anch'io simile, quella del culo che si appoggia sopra il bicchiere. L'hai fatta tu, allora voglio fare anch'io una così del culo del bicchiere. Tanto la prima volta, la prima anche la seconda. E infatti, è il gioco del copycat. Allora ragazzi, noi andiamo a vedere, vediamo. Io il pezzo l'abbiamo sentito nel disco, ma chi cazzo se lo ricorda non lo so. Il disco che ha detto bello sto disco, senti come è migliorato Jamie Tights, e poi vai. Prima di partire, ragazzi, questa reaction sarà fatta esulando, si può dire esulando? Si può dire tutti i cazzi che abbiamo avuto con Jamie Tights, che tanto sono stati un mese fa, chi se ne fotte, quella con le cannette si sarà già dimenticato. Ah sì, ma poi la roba è veloce, un mese fa non esiste neanche. Bravo, la velocità in cui la nostra società ci mangia l'anima. Sì, veloce che devo andare in palestra. Vai! Che, come diceva il saggio, va andato in palestra. Jamie Tights, chiamate perso. Ah, è proprio un locale che si chiama così. Chiamate perso. Budget, ha risparmiato sulle cannette sto giro. È diventato un pariolino degli anni 70. Sì, ma come vestito? È vestito da Ernia, mamma mia, porello, proprio magro. Tanto life. È Cinkazama, oh! E che cozzalone, è Cinkazama, che cozzalone. Ma che orecchini sono! Sai che lui è eclettico. Lei ti sta rubando il portafoglio, vero? Quanta gente che mi sta sul cazzo. Non ci fa niente. Facciamo la malattia di Lolo. Senti l'odore. Bello, vedi, però qualcosa ci prende. A me di skin. Cos'è Trill? Quando non ce l'hanno. Non glielo grande. Le cannette. Elefante perlomeno. Sì. Ragazzi, è molto bello, Le fuma le due. La frase da evidenziare. Non è male come immagini. Si è iniziato adesso la canzone. Guardaci le facce. Guarda, scendiamo grande. Dai, il mood è molto bello. No. Ma ti dà anche il balletto. Accennate dei movimenti. Domanda. Aspetta, devo dire una cosa. Il video è durato 3 minuti e 43, ma sono passati tranquilli, non mi ha annoiato. Di solito molte volte quando ascoltiamo anche pezzi da 2,50 abbiamo un senso di noia, ti ricordi? Sì.
e sembra che il tempo si dilati. Sto giro avevamo solo il senso di no, di schifo per di smilla per smilla la neve, il senso di smilla per la neve. Allora letteratura, senti la cosa, e dove trovarla? Senti la cosa, regista. No, era presa larga. Ma se ragazzi, abbiamo pagato i ballerini, falli ballare, non falli fare due mossette a cazzo. Oppure erano modelli e non erano ballerini. Secondo me oppure erano budget. Erano solo ballerini modelli. Erano modelli con due passi di danza. Erano ballerini pagati poco. Questi e altri quesiti su sì, quesiti. Beh, effettivamente il balletto di minchia, ma hai fatto. Non era potevano una farlo perché era lento. Ma no, ma era una figata la citazione. Thriller. Sì, sì, anche lui si è vestito tipo sì, thriller. Sì. Poverino, poi è magro, le camicie. Però c'aveva quegli orecchini, no. Lo sai che adesso è eclettico. Lui faceva, faceva tutto il rapper, adesso è eclettico. Cazzo, ma falli ballare. Falli un balletto. Però corpo di ballo, attenzione. Corpo di ballo, non ha ballato, raga. C'era il corpo comparso. Secondo me si sono rubati di sordi. Dici, raga, c'è poco budget, ballate poco. O secondo me hanno detto, oh, c'è il corpo di ballo. Però loro sembrano bravi, cioè i ballerini si vedeva che erano bravi. Attrite. Sì. La forza per le pippette. Credo perché non fumo tante canne e non sono figo. Ah, è vero. Vogliamo leggere il testo di questa bellissima canzone. Chissà cosa dirà. Io ho capito che ci prendiamo tutto. Fumo sì, tutto il giorno. Sì. C'ho l'ansia e la paura. Quindi prendo lo Xanax. Guarda che quando arrivo nel posto siamo già tutti sgommati, che siamo ubriachi e tutti fatti. Ok. Durante il disco abbiamo letto il testo, non mi ricordo io. Se adesso la associato al video ci dà altre sensazioni. Il video era un video riempitivo, eh. Invece a me è piaciuto veramente. Ma tanto. Il video era girato bene, ma era un video, cioè, che non seguiva la canzone. No, ovviamente. Seguiva la canzone e no. No. No, no, era un video così figo. Figo. Di accompagnati. Sai quei video che dico io che hanno i registi già i pacchetti e li sì, vendono per le canzoni? O delle idee che poi mettono in. No, sono video già preconfezionati che vendono a delle canzoni che non dicono nulla di che. Cioè, mi sveglio, non so neanche dove. Se ingraccia queste scarpe nuove. Va bene. Chiamate perse sopra l'iPhone. Niente, questo è proprio il cliché della trap che ha rotto i coglioni a tutti quanti. Infatti, sì, la trap sta perdendo i numeri. Io mi immaginavo, io chiamo la canzone Chiamate perse. E per ogni chiamata persa mi faccio tutto il viaggio, no? E ti racconto, ma ha chiamato questo, devo fare quello, ma ha chiamato però quello. Attenzione, invece no, non vuol dire che magari non c'è un secondo fine in questo. Cioè, trovalo, Detective Fada. Lo vedremo, vediamo se Detective Fada anche questa volta ce la fa. Sono rimasto senza parole. Per la strada, se senti l'odore, bocca chiusa, codice d'onore. Ok. Come i malavitosi, perché noi siamo tutti mafiosi. No, perché per strada tieni a bocca chiusa, è vero, anche se sei una persona normale, se sei in strada, l'odore stai di spinelli. Se certo, senti l'odore delle canne, devi stare zitto. Ah, non in un'ipotetica situazione ampia. No, Detective Fada, non confondiamo i viaggi di Fada con il lavoro del detective. Vabbè, ma non è una scritta così. Non può supporre, deve solo basarsi su degli indizi. Ok, stai zitto che fumo le canne. Ecco, ho capito. Non dire, non fa la spia che fumo. Ci vedo doppio da un po' di odore. Perché è ubriaco anche. Facciamo così. Andiamo. Facciamo cosa? Andiamo dove? Ma c'ho le palle piene. I miei amici stanno male quando non ce l'hanno. Bene, vuol dire che è una cosa che fa bene. Okay. Non si parla di canne, si parla di cani. Si parla di quella parola formata da tante vocali, tipo aiuola, però no, è un'altra ho cosa. Ho capito. Tipo eioia. Sì. E poi sì, mettete sì, voi sì, le. Sì, sì, sì. Allora, e noi la scendiamo grande, sembra un elefante, viaggiamo come su un Atlante, non fare domande. Ne fumo uno, ne fumo due, parlo l'asino e fa del bue, credo. Cosa no, cazzo è una dicendo? Cosa mia. Ne fumo una, ne fumo due. Guarda che passo queste giornate uguali alle tue. Così il ragazzino dice sì, anche lui, anch'io, siamo uguali, siamo sì, però fermo, io qua difendo Jamie Tate perché no, lui sta parlando di cannette. Di piuttosto che sì, determinati tipi di droga. Fumati le canne, sì, e io sono contento. Dalle persone alle paure. Ricordiamo sempre che ci sono i ragazzini di 15 anni che dentro i bagni dei bar si pippano la canina. E questa è la cosa peggiore. Ci sono quelle di 16 dire, anni che muoiono di overdose eroina. Di eroina. Quindi si può dire adesso? Di EOIA. E poi dicono, ah, caccia il pusher. No, momento, questo poi è un discorso lungo. Però è questo che c'è, attenzione, che Jamie Tate in questo momento, nel suo modo di essere cacciarone e cannaiolo, sta dicendo ci famo le canne con i miei amici. Però dice anche, però, che si stanno però un ragazzino non deve fare l'associazione, ah, gli amici di Jamie Tate lo fanno, quindi per essere uno
veramente hardcore di quella cosa, è lecito farlo. Non credo che venga non fuori devono, questa, ho detto non devono, che non sia mai, ho detto. Quello che stiamo leggendo non esce così, anzi, no, ma infatti... sta prendendo molto le distanze. È giusto che questa cosa venga ribadita, perché effettivamente la canzone, anche la prima volta che abbiamo sentito il disco, era la cosa che arrivava. Che poi lui si fumi le canne, va bene, cioè rotto il cazzo che si fumi le canne, però se poi il risultato finale deve essere occhio che sta girando roba molto più pesante. Dalle persone alle paure, oggi non c'è il sole, frate, mi sa domani neppure. Vuoi vedere se la citazione neffa? Oggi non c'è il sole, no. Sì, sì, citazione neffa. Siamo il fumo che esce dal... Ah, qua parte il pezzo bello della canzone, che sono quattro frasi e poi è finita. Siamo il fumo che esce dal tombino, la frase da evidenziare, una macchia rossa che sfreccia in corsia preferenziale. Molto bello. Una macchina rossa, scusate, non una macchia. Anche se è una macchina rossa che sfreccia, poi è una macchia rossa perché non riesce a vederla, perché sfreccia dei volti. Occhio nudo diventa una deformazione. Siamo un occhiale di moschino, bella merda. La scarpa che non puoi trovare, bella merda anche quella. Però sono associazioni molto più vicine al pop di quanto tu possa immaginare. Sì, sì, al pop. Alla cultura popolare, pop intesa come cultura popolare dei ragazzi. Parla in chiave pop per arrivare a un pubblico di ragazzi. Ricordiamo sempre che sicuramente non è un testo che a noi di 30 anni non, diciamo, non che ci dà una minchia, una volta, diciamo che quando Jamie Tate ha iniziato a rappare, anche la gente con cui rappava, l'occhiale di moschino e la scarpa da 3K poi la schifavano. La prima la schifava, adesso... Beh, siamo omologati, dai. Eh sì. Quando entriamo nel posto, dentro al posto, guardaci le facce. Scusa, guardaci le facce. Perciò ci prendiamo tutto senza dire grazie. Poi ritorniamo alle piazze. Perciò ci prendiamo immagino, perché siamo fatti. Jamie Tate e il suo class crew entrano dentro il bangla tutti e dice, fatti. Senza io voglio tutti questi, però voglio... No, no, nel locale, proprio nel locale figo. Ah. E perciò ci prendiamo tutto, perché? Perché siamo fatti. Allora, la canzone musicalmente è una canzone bella, ascoltabile, anche se c'ha questa cantilena. Sì, è... E quel rap non rap, indie non indie, pop non pop, che si distacca tanto dalla merda che diciamo c'è. Urban? Urban, dai, urban, urban. Però non è che adesso per fare le canzoni urban devi ripetere un po' qua, un po' là e parlare di quanto ti sbagli, perché sennò sono tutti urban. Però, il, come ti dicevo, la canzone, se ha lo scopo di dire, occhio, che lì quella situazione è brutta, le cannette sono almeno un male minore se devi farlo perché vuoi fare... Io tutta sta denuncia sociale non ce l'ho, non l'ho trovata molto mirata. Diciamo che quella frase lì fa pensare... ed è giusto che faccia pensare, e la messa, e quindi tanto di cappello. Però le canzoni di denuncia, noi siamo abituati che non basta una frasetta e poi il resto è i soliti cliché per vendere la canzone. Ricordiamoci, allora, se no allora anche Drefgol fa la denuncia sociale. Ricordiamoci attenzione. L'attenzione dei ragazzi, che ha una piccola attenzione, quindi le frasi importanti vengono valorizzate. Ma in tutto questo, il video dove poi loro diventano, comunque sono tutti martoriati, tutti marciati da zombie. Zombie. Da croco, dai. Può essere allora a questo punto legato alla canzone, come nel vecchio video Cocaina di Club Dogo e Noitz, che alla brutta, fine schifosa. Era un po' brutto il si fippava il cervello, però lì era anche paraculo, perché poi c'è gente sì, capiamoci. Sì, sì, perché, vabbè, c'è gente ritardata, però era chiaramente il video era chiaramente fatto per portare schifo. Era gore. Questo invece non è gore. Questo video non è gore, però c'ha quel rimando. In realtà questo zombie. Video qua è più lo zombie figo. Sì, però lo zombie è sempre zombie, c'ha cioè un'omologazione alla realtà. Però sai, lo zombie realtà. Vestito bene, che fuma le cannette, va nel club e muore piano piano, intanto è figo. È ancora quel discorso tra i ragazzi dello zoo di Berlino e i Trainspotting. Finché continuerai a fare il Trainspotting, la tua denuncia sociale ha l'effetto contrario, perché non è denuncia. Ti voglio far vedere una scena. Se te lo ricordi, quando lui è sdraiato nel locale che fuma, è tutto molto rallentato intorno. Vabbè, è una cosa, è un discorso veramente tanto lungo. Scrivetemi voi qua sotto cosa secondo voi voleva dire, se effettivamente il video è staccato dalla canzone oppure potrebbe essere una cosa un po' più unita. No, secondo me il video è staccato dalla canzone e richiama la canzone solo il discorso che sono marci in faccia. Secondo me potrebbe essere un video preconfezionato però poi adattato. Che non è male però, attenzione. Sì, sì, per carità. Magari hanno aggiunto il pezzo di Thriller per adattarlo, che sono zombie tutti i marci che stanno morendo. Per ricordare che sono zombie. Però ti ripeto, c'è i ragazzi dello zoo di Berlino, ma ha fatto vedere quanto fa schifo essere un eroinomane. Sì. Trainspotting hanno fatto vedere il lato cool di essere tutti dei personaggi, di essere tutti con personalità, di essere tutti figli, di essere il drogato alla moda, trendy, e non dirmi che muoio, tanto lo so già, lo faccio lo stesso perché è figo e mi prendo tutto. Io personalmente non ho, e
sai benissimo che sono molto sensibile al... Io non ho visto una roba straight-edge in questa roba. No, assolutamente, ma questo non ma è ovvio, si parla di genitori. No, ma neanche verso un certo tipo di droga ho visto una... Io sì, però vabbè, adesso raga, scrivete qua sotto cosa secondo voi voleva dire il video e cerchiamo di capire insieme anche, sviluppiamo una discussione seria, non le solite minchiate che scrivete, per favore. Purtroppo la droga ammazza, pure il fumo, pure le canne, pure il prosciutto cotto. Pure quello che mi sta arrivando, ve lo dico. Questo è un dono però. Vi regaliamo tante cose belle a Natale.